abbiamo fatto un grandissimo girone di andata, grandissimo, oltre ogni aspettativa, oltre ogni i nostri limiti. Ok? Ora, che cosa è successo? Ci siamo fermati per un mese. Ok? Quindi abbiamo avuto tutti noi modo di metabolizzare quello di grande avevamo fatto nel girone di andata. E quanto sia cambiato l'obiettivo improvvisamente. Cioè dalla salvezza, che era una cosa che tutti avrebbero pagato qualcosa, firmato, ok? Alla Serie A, che è diventato un obbligo. Questo è il dramma. Non c'è stato un solo giorno, un solo allenamento, una sola partita, che non hanno dato tutto quello che potevano dare, anche nelle sconfitte. E allora, per non rompere il giocattolo, per non rovinare tutto quello di buono che abbiamo costruito, dobbiamo rimanere con i piedi per terra, pensare al nostro primo obiettivo che non abbiamo raggiunto, come ha detto il Presidente. Se un allenatore gli mancano Zappacosta, Izzo, Bittant, Arini, Ladrier, anche se è quello che ha giocato pochissimo, Galabinov con la febbre tutta la settimana, Schiavon con febbre eccetera tutta la settimana, D'Angelo, e ho detto, faccio i complimenti a Lanciano perché ha meritato la vittoria, però è stata una settimana difficilissima, ok? Non sono alibi, è un dato di fatto, io sono l'allenatore, faccio le scelte, giuste o sbagliate, mi assumo le mie responsabilità, cerco di sbagliare il meno possibile, ok? Però tutte le scelte che faccio sono ponderate, riponderate e riponderate. Ok? Solo io vedo i ragazzi tutti i giorni, solo io so la condizione psicofisica, solo io so come giocano gli avversari, le caratteristiche degli avversari, il momento psicofisico della mia squadra, della squadra avversaria, la partita che voglio fare, lo so solo io. Poi, come ho detto a qualche vostro collega, è normale che anch'io a fine partita faccio le pagelle, le mie personali. Ok? Come voi mettete 5 a Terracciano, 4 a Bittante, 3 a quell'altro? Anche io faccio le mie pagelle, ok? Però voi date una valutazione solo della prestazione di quei 90 minuti, ok? Io rifarei tutte le scelte perché le ho pensate, ponderate, e poi anch'io magari do i 4 o i 5, e quindi quella prestazione poi è la mia valutazione per fare poi la formazione della domenica successiva. E dagli errori, se mai ne ho commessi, cerco di trarre dei giusti insegnamenti.